E benvenuti amici di Radio News 24, hashtag interviste storie on air, il programma delle professioni, il programma delle eccellenze italiane. E ragazzi, oggi andiamo in Friuli Venezia Giulia a trovare appunto un mastro birraio, birra artigianale, e do subito il benvenuto al nostro ospite, Marco Boaro. Benvenuto Marco. Ciao a tutti. Allora Marco, prima di darti la parola e farci entrare appunto nel tuo laboratorio, il tuo birrificio, voglio lanciare gli hashtag di quest'oggi. Allora, gli hashtag ragazzi sono hashtag birraio Marco, hashtag birra artigianale, hashtag birra fatta in casa. Allora Marco, parlaci appunto di quella che è la tua attività, la tua professione. Allora, il birrificio, diciamo, è un'azienda alimentare a tutti gli effetti, infatti noi siamo assoggettati a tutto quello che è il controllo alimentare, anche dell'ASL per esempio, comunque delle aziende alimentari. Fare birra è una delle attività umane più antiche al mondo, si può dire. Ancora prima dei Sumeri, già adesso si trovano dei ritrovamenti, delle rovine sono state trovate in Cina che risalgono anche al 10.000 avanti Cristo, in cui già producevano qualcosa che si può definire birra. Quindi è una delle bevande più antiche prodotte dall'uomo in questo caso. Noi in realtà continuiamo a farla nella stessa maniera, con tecnologie diverse, ma la metodologia è la stessa. Ecco, come la tradizione vuole, giusto? Certo. Ecco, volevo chiederti Marco, ecco, a tal proposito, che formazione studi hai eseguito, no, per diventare mastro birraio? Io ho seguito un corso biennale in Piemonte, a Torino, fatto dalla Regione Piemonte e finanziato con contributi europei. Era un corso totalmente gratuito di 1800 ore, di cui 600 da spendere come stage in azienda. La seconda azienda in cui ho fatto lo stage, che poi è stata quella che mi ha assunto come birraio, è quella dove ho fatto la mia prima, diciamo, esperienza consistente, si può dire, nel mondo del lavoro, della birra, diciamo. E questo era il birrificio Sorolama in Piemonte, se posso dare qualche nome. Certo, non certo. Non sono più dipendente, quindi non ho più ragione di pubblicizzare, insomma. Anche tengo delle visite in birrificio, faccio sempre il parallelismo col vino, perché il vino è in Italia più universalmente conosciuto. Per fare il vino è molto semplice in realtà, non ci vuole tantissima tecnologia. Prendi l'uva, la schiacci e, volendo, se tu vuoi fare un vino naturale, non ti serve neanche metterci del lievito, perché il lievito è già dentro l'uva, cioè è già sull'uva. Ottieni un succo zuccherino e il lievito se lo mangia per fare dell'alcol e della CO2, dell'anidride carbonica chiamata. Per fare la birra ho bisogno di fare un processo tecnologico in più, però, perché l'orzo non crea zucchero spontaneamente. Devo essere io bravo a farglielo creare, diciamo così. Infatti l'orzo viene maltato, si dice, quindi viene fatto germinare. Inizia praticamente come se volesse iniziare a fare la piantina. Io lo stoppo subito, non io, le malterie in questo caso, perché è un procedimento molto delicato da produrre. E questo fa sì che la piantina che stava crescendo crea degli enzimi che poi mi serviranno a me, birraio, per convertire l'amido che c'è dentro il semino in zuccheri che io poi darò da mangiare al lievito. Alla fine lo scopo finale è sempre quello, dare al lievito degli zuccheri molto semplici da mangiare. Ecco. Una volta che inizio quello, posso, diciamo, continuare il resto della produzione. Super sinteticamente c'è l'ammostamento, in cui metto il mio malto che ha dentro degli enzimi naturalmente proprio creati dalla pianta, lo faccio convertire in zucchero questo amido dandogli una temperatura abbastanza alta, tra i 60 e i 70 gradi. Una volta che ho convertito tutto l'amido in zucchero, vado a fare la bollitura. Durante la bollitura metto il luppolo, che serve per fare due cose: il luppolo per dare l'aroma e per dare l'amaro. Se io voglio dare l'amaro, metto il luppolo all'inizio della bollitura; se io voglio dare l'aroma, lo metto alla fine bollitura o addirittura alla fine della fermentazione, se voglio fare quello che viene chiamato dry hopping. Ok, ok. E finito questo, diciamo, si imbottiglia e si infusta. Finita la fermentazione. Senti Marco, ma come facciamo però ad ottenere diverse varietà di birra? Noi abbiamo la bionda, la scura, da dove... Allora, lì c'è un po', diciamo, tecnicamente è molto semplice ottenere birre molto diverse tra di loro
con pochissime variazioni. Come per esempio, se io prendo una... Il lievito è una parte fondamentale, per esempio, perché è lui che fa la birra. Io faccio un mosto. Devo fare il mosto più buono possibile per il mio lievito creerà la birra. Infatti si dice che il mastro birraio non fa la birra, è il lievito che la fa. Okay. Perché è vero, cioè, noi non possiamo creare quel processo biochimico da soli, abbiamo bisogno del lievito e siamo a tutti gli effetti degli addestratori di lievito. Quindi da questo ne deriva una parte fondamentale anche di sapore proprio, perché è vero che il lievito prende gli zuccheri e crea alcol e anidride carbonica, ma anche una serie di altri piccoli composti secondari che aumentano certe sensazioni o ne creano di altre. Se io prendo esattamente la stessa ricetta, identica, dall'acqua che ho usato, che è molto importante anche quella, acqua, malti, luppoli, lievito per esempio, perfino al lievito, lo stesso tipo di lievito, ma lo faccio fermentare a una temperatura diversa uno dall'altra, otterrò due birre diverse. Ecco. Perché il lievito creerà sapori diversi con una temperatura diversa. E qui diciamo la parte tecnica, quindi io posso mettere malti più chiari, malti più scuri, luppoli più o meno amari, luppoli più o meno fruttati. Certo. E otterrò diverse cose. Il motivo per cui sono nati invece gli stili è perché gran parte delle birre sono nate prima di tutto a seconda dell'acqua che si aveva. L'acqua è il 95% del... Sì, è vero, noi vi vendiamo acqua al 95%. No, comunque, è il 95% del prodotto, mia, quindi è molto importante. Certo, è molto importante cosa è quell'acqua. Se è un'acqua molto dura o molto dolce, avrò tipi di birra molto differenti. Una acqua molto dolce, quindi scarica di minerale, diciamo, è molto buona per fare birre tedesche, perché sono state pensate per essere fatte con quell'acqua dai birrai. Ovviamente all'inizio loro non sapevano cos'era acqua dura e acqua dolce nel Medioevo. Certo. Però avevano visto che quel sapore con quel tipo di malto era molto migliore rispetto, e con quel lievito e con quella produzione che facevano, rispetto ad altre cose. Quindi per un processo che in inglese si dice trial and error, cioè prova e aggiustati, insomma, hanno creato i vari stili. Addirittura in Germania esiste uno stile fatto con acqua salata. Perché non sia mai che i tedeschi rimangano senza birra, nel Medioevo, in un paesino chiamato Goslar, c'era un affioramento di salgemma in cui passava il fiume, l'acqua diventava salata, e il lievito non è che gli piace tantissimo fermentare dentro l'acqua salata. Certo. Loro si sono trovati un sistema per rendere il mosto talmente tanto appetibile per il lievito, anche se l'acqua era salata, da riuscire a farci la birra, perché non si può rimanere. Vabbè, certo. E allora, visto che non si può rimanere senza birra, apriamo una bella bottiglia di birra in diretta, sì. No? A proposito proprio del birrificio precedente in cui lavoravo, io ho rubato, e spero che non me ne vogliano, uno degli esperimenti che avevamo fatto con una cantina di vino molto molto importante, in cui avevamo provato a fare una quella che viene chiamata IGA, cioè Italian Grape Ale. Se riesco ad aprirla. Eccoci. Abbiamo usato le vinacce di un uovo nebbiolo da Barolo. Che bello. Sì. Che c'è. E l'abbiamo fatta fermentare assieme della birra. Wow. Praticamente una birra bionda. Ha preso questo colore. Molto molto rubino, diciamo, si può dire. Rosato, sì. Sì, ragazzi, sembra quasi un rosé, esattamente. Per chi appunto ci sta ascoltando in radio e non può vedere, stiamo parlando appunto di un calice di birra sul colore rosato, con anche un esatto. Bel strato di schiuma sopra, eh? Sì. Questa è venuta veramente, veramente carina. Stavo guardando se avevo per sbaglio una pila da qualche parte, perché... Che sapore ha? Spieghiamolo bene, Marco, anche per chi vedrà questa intervista, no, sui tuoi canali social. Spieghiamo bene che sapore e che profumo appunto ha questa birra. Allora, la birra di base in questo caso era una IPL, cioè una India Pale Lager, quindi una birra a bassa fermentazione ma molto luppolata, molto amara. Avevamo messo in fermentazione assieme al mosto della birra anche questa vinaccia appunto di uva rossa di nebbiolo da Barolo, molto costosa tra l'altro, anche ci avevano regalato per fortuna. Questo ha donato questo, diciamo, colore molto intenso,
e ha creato anche una frizzantezza portata un po' dai lieviti che dicevo prima, sono già presenti sull'uva e sono lieviti selvatici. E abbiamo, diciamo, fatto una parte di fermentazione mista in questo caso. L'odore è molto particolare perché ricorda sì quello di una birra, ma ha delle parti che ricordano molto anche la parte vinosa che, ne so, potrebbe essere di un refosco, la parte fruttata, di frutta rossa, che viene proprio da un vino rosso molto importante. Questa birra ha già un anno in bottiglia e gli ha fatto veramente molto bene. Diciamo che, perché alcune birre aiutano, diciamo, sono aiutate dalla maturazione in bottiglia. Ecco. È diventata molto secca, quindi non c'è tantissima densità in bocca. Lascia un sapore un pochino quasi di una fragola. Sembra di mangiare una fragola. Molto molto particolare. È possiamo dire che allora più bottiglie. Bravo, ma guarda, mi stavo chiedendo, no? Magari con questo esperimento lanciamo una nuova linea di birra, vero Marco? Ma vediamo. Non so se hanno continuato l'esperimento, perché era effettivamente l'uva Nebbiolo da Barolo, è un tipo di uva veramente molto costosa. E usarla per una produzione così è difficile, soprattutto in un birrificio in cui non c'è la tecnologia per usare quello che viene usato nelle cantine vinaie, diciamo. Quindi i fermentatori sono fatti in maniera diversa, è un po' difficile. Ma questa è veramente un peccato che non viene riprodotta, perché è veramente buona. Sì, sì. Soddisfatto allora Marco. Sì, sì, sì. Bel esperimento, mi piace. Allora amici, potete complimenti trovare a Lorenzo Turco, che è il mastro birraio del birrificio Soroama, che ha avuto la prima idea di fare questa divisione, diciamo, di ricette. Molto 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 bravo. Ecco, diamo allora riconoscimento anche a appunto Lorenzo. Allora, ricordiamo l'account del nostro ospite, ragazzi. Trovate tutte le informazioni appunto sul birraio Marco con l'account di Instagram birraio Marco. Volevo chiederti, Marco, di ricordare, scusami, il blog appunto che stai avviando, no? Dove dai informazioni su come fare la birra artigianale, consigli anche ai nostri radioascoltatori. Diciamo che ho voluto iniziare a creare un piccolo blog perché mi sono reso conto che in Italia, rispetto che all'Inghilterra, all'America soprattutto, diciamo che la conoscenza di quello che è veramente la birra artigianale e quanto sia effettivamente facile avvicinarsi alla birra artigianale fatta in casa è un po' manchevole, diciamo, non è tanto conosciuta. Infatti il mio account Instagram l'ho creato durante il corso e avevo già in mente di usarlo solo praticamente come canale informativo, diciamo. Adesso ho iniziato a scrivere un blog perché, diciamo che Instagram è molto buono dal punto di vista immagini, esatto, ma dal punto di vista contenuti scritti è un po', diciamo, manchevole, nessuno si mette a leggere una descrizione lunga 4 pagine, insomma. Certo. Allora, ho creato questo blog, si chiama birraio-marco.blogspot.com. Ho dovuto leggerlo purtroppo perché ho appena iniziato, quindi ho dovuto creare un blog perché mi sentivo che ci fosse qualcosa che mancava effettivamente in questo momento. In più è anche un bel posto in cui, diciamo, condividere alcuni esperimenti che ho fatto sia durante gli studi che sto continuando a fare. Certo, anche un posto dove loro, i nostri radioascoltatori, possono interagire con te, no? Assolutamente. Ecco, assolutamente. Io ti ringrazio allora, complimenti da tutto il Radio News 24, grazie. Avrei voluto assaggiare anch'io quella birra che sto vedendo lì. Non si sa mai che sia in produzione a breve, insomma. Esatto, esatto. Quindi restate aggiornati sull'account di Instagram, birraio Marco, sul suo blog. E io ti saluto, Marco. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Saluti a tutti. Ecco. Bene, amici di Radio News 24, andiamo avanti con la prossima storia. Restate lì. Ciao.